Canto 17. O lettore, se mai in montagna ti è capitato di essere sorpreso da una nebbia attraverso la quale tu abbia potuto intravedere come le talpe che vedono attraverso una sottile membrana che ne ricopre gli occhi, puoi allora meglio capire in quale modo la sfera del sole, prima invisibile, possa cominciare debolmente a penetrare attraverso i vapori umidi e densi della nebbia, e possa anche cominciare a delinearsi attraverso di essi, quando questi cominciano a diradarsi. Allora, se queste immagini ti sono chiare, la tua immaginazione sarà pronta a percepire la sensazione che io provai, quando, mentre stavo per uscire dal fumo e dalla nebbia, rividi il sole che era già prossimo al tramonto. Così, camminando di pari passo con Virgilio, uscì dalla nuvola di fumo, cominciando a rivedere i raggi del sole che a quell'ora non illuminavano più i bassi lidi della montagna, zone in cui appunto i raggi erano già morti. Oh, immaginazione, tu talvolta ci rapisci e ci sottrai a noi stessi, cioè a quel mondo esterno che è al di fuori di noi, a tal punto che per quanto intorno a lui possano suonare mille trombe, uno non si accorge più di quello che succede. Ma allora, in questi casi, che cos'è che ti stimola se appunto non è il senso, ossia le percezioni ricevute dai sensi che offrono lo spunto al tuo operare, al tuo fantasticare ed operare? Insomma, potremmo ipotizzare che l'immaginazione, o la grande fantasia, come quella dei grandi artisti, per esempio, piova per disposizione negli uomini dalle stelle, o per naturale posizione di queste, o perché Dio stesso desideri mandare questa illuminazione per propria volontà. Allora, improvvisamente, come per miracolo nella mia immaginazione, iniziarono ad apparire figure d'immagini che non potevano provenire da sensazioni reali, bensì direttamente dal cielo. E così mi apparve la figura dell'impietà, ossia del crudele atto di colei, cioè di Progne, che fu trasformata da donna in usignolo, l'uccello che più si diletta nel cantare. E la mia mente fu talmente raccolta in questa visione che dal di fuori non le giungeva più alcuno stimolo o sensazione che potesse essere percepita o avvertita in qualche modo. Poi ancora cadde dall'alto, entro la profondità della mia immaginazione, un uomo crocifisso, sdegnoso ed iroso nel suo aspetto, e mentre manteneva quell'aspetto sprezzante, stava morendo. Intorno al crocifisso stavano Assuero, Ester e Mardocheo, uomo retto e giusto. Non appena questa seconda visione svanì da sé, come una bolla d'aria alla quale viene a mancare l'acqua, apparve nella mia visione statica una fanciulla che piangeva disperatamente. Lavinia. E Lavinia diceva: «Oh, regina amata, perché per rabbia hai voluto annientarti? Ti sei uccisa per non perdere tua figlia Lavinia. Ora invece che mi hai perduta per sempre uccidendoti, sono proprio io che piango, madre mia, per la tua morte, prima ancora che per quella di Turno». Come si perde improvvisamente il sonno quando ad un tratto una luce colpisce gli occhi chiusi, sonno che anche dopo essere stato rotto bruscamente persiste un poco prima di svanire del tutto, così la mia visione scomparve. Non appena mi percosse una luce molto più forte della luce del sole che siamo soliti vedere, la luce di un angelo. Le tre visioni riguardano esempi di ira punita. Io mi guardavo intorno per capire dove fossi, quando una voce disse: «Qui si sale!» E quella voce dell'angelo mi distolse dall'attendere ad altro. Inoltre rese tanto sollecito il mio desiderio di vedere chiaramente chi fosse colui che parlava, che mai una simile voglia potrebbe essere placata, se non ottenendo la cosa desiderata. Ma come davanti al sole che molesta la nostra vista e che per eccesso di luce nasconde la sua figura, così la mia facoltà visiva, lì davanti all'angelo, veniva meno. «È il divino spirito questo che ci indirizza per la via della salita, di sua spontanea volontà, senza essere pregato,
come quando gli uomini, per cavalleria, sensibilità ed intuito, fanno cose da altri desiderate senza essere pregati, e con la sua luce intensa si nasconde ai nostri occhi. L'angelo agisce con noi così come fa con se stesso, cioè è premuroso con noi come lo è l'uomo per il proprio bene. Ama il prossimo tuo come te stesso, perché chi vede il bisogno degli altri ed aspetta di essere pregato si dispone già malignamente, in qualche modo, al rifiuto, ed è quasi come se rifiutasse di aiutare. Ora affrettiamo il passo per così alto invito. Cerchiamo di salire prima che si faccia buio, perché poi non sarebbe più possibile, finché non ritorni la luce del nuovo giorno. Così disse il mio duca, ed insieme indirizzammo i nostri passi verso una scala. Ed appena salito il primo scalino, mi sentì addosso una specie di battito d'ali che mi fece vento sul volto, e sentì dire: «Beati i pacifici, che non cadono nell'ira peccaminosa!» Gli ultimi raggi del sole, quelli che son seguiti dalla notte, si erano sollevati sopra di noi, cioè illuminavano la parte alta della montagna, tanto che da più parti apparivano ormai le stelle. «Oh, mia forza, perché te ne vai?» dicevo dentro di me, sentendo le mie forze fisiche che se ne andavano, mentre scompariva la luce e sentivo che le mie gambe perdevano energia ed avevano bisogno di riposo. Eravamo giunti alla sommità della scala ed eravamo fermi proprio come una nave che è arrivata sulla riva. Ed io stetti fermo ed immobile per udire qualche rumore di quel nuovo girone. Poi mi volsi verso il maestro e dissi: «Dolce padre, dimmi, quale peccato si sconta qui nel girone dove siamo giunti? Se si sono fermati i nostri piedi, almeno non si fermi il tuo parlare. Qui si ripara con la pena l'amore del bene che è stato minore di quello che avrebbe dovuto essere, cioè il peccato dell'accidia, ossia lo scarso amore verso il bene. Qui si recuperano con zelo i colpi di remo, che in vita si sono perduti per noncuranza, per pigrizia nel fare quel bene che si sarebbe potuto fare. Ma affinché tu possa intendere ancora più chiaramente, rivolgi la tua attenzione a me e ricaverai un qualche vantaggio da questa nostra sosta. Né Dio, né creatura mai, figlio mio, fu mai senza amore. Amore come istinto naturale o come appetito della volontà, e tu lo sai. L'amore naturale è sempre innocente, privo di colpa, perché non devia da quello che Dio ha voluto nelle sue creature, ma l'altro, quello che deriva dal libero arbitrio, può essere in tre modi: rivolgendosi verso un oggetto al quale è peccato rivolgersi, amando i beni finiti o imperfetti con troppo vigore, amando il vero bene con scarso vigore. Quindi, finché l'amore che deriva dalla libera volontà o libera elezione è diretto al primo bene, cioè a Dio, e mantiene la giusta misura dei beni terreni, non può essere causa di piacere peccaminoso. Ma quando si rivolge al male o si dirige con grande premura al bene terreno e con meno vigore al bene supremo, allora la creatura di Dio opera contro il suo creatore. Per questo puoi comprendere che necessariamente l'amore è origine e causa di ogni azione virtuosa e di ogni azione meritevole di pena. Ora, poiché l'amore non può distogliere lo sguardo dal bene di colui che è il soggetto dell'amore stesso, ne deriva che tutti gli esseri sono immuni dall'odio contro se stessi, e poiché nessun essere può essere concepito per sé stante e diviso da Dio, essere primo, ne segue che ogni creatura è distolta dall'odiare l'essere primo. Se ragionando per distinzioni giudi correttamente, resta che quando si ama un male, questo è il male del prossimo. E questo amore del male può nascere in tre modi nella vostra natura impastata di fango.
Vi è chi spera di eccellere con l'abbassare e calpestare il suo prossimo e per questo desidera ardentemente che il suo prossimo precipiti in basso, dallo stato di grandezza o di superiorità in cui si trova, e questo è peccato di superbia. Vi è chi teme di perdere potenza, favore, gloria, per il fatto che altri si innalzino sopra di lui, per cui si amareggia al punto di desiderare che l'altro non sormonti, anzi, faccia il contrario di sormontare e cada giù. E questo è peccato di invidia. Infine, vi è chi per un'offesa ricevuta appare che si adiri per l'onta tanto che egli diviene desideroso di vendicarsi e giunto a tanta esasperazione d'animo è inevitabile che egli cerchi anche di fare del male agli altri e questo è peccato di iracondia. Queste tre forme di falso amore è punito nelle tre cornici o gironi del purgatorio che sono stati superati fino a questo momento. Ora voglio che tu ti renda conto dell'amore che si rivolge al bene, ma in misura non giusta, cioè con troppo o poco vigore. Ciascuno ha una vaga coscienza del bene supremo, nel quale l'animo si appaga, e trova quiete e lo desidera, e si sforza di raggiungerlo. Se a conoscere questo bene supremo ed a conseguirlo vi spinge però un amore tiepido, tardo e senza vigore, questo girone, dopo il giusto pentimento, vi castiga. Vi è poi un altro bene, quello terreno, che non fa felice l'uomo. Non è vera felicità, non è quella che viene dalla perfetta essenza di Dio, origine e compimento di ogni bene. L'amore che si volge con troppo vigore al bene terreno è punito nella parte superiore del monte del purgatorio, che è distinto in tre gironi. Ma come sia distinto in tre diversi sistemi, non te lo dirò, affinché tu da solo ne faccia giusta esperienza e ricerca.